Nuovo successo per il pilota di sala Conselina Sabatino Di Mare, che nel fine settimana ha riportato il Vallodidiano sul podio di Monza, conquistando la gara 2 del campionato TCR DSG Italy. Un weekend caratterizzato dall'incertezza climatica, con l'alternarsi in pista del bagnato e dell'asciutto, che però non ha impedito al pilota valdianese di ottenere domenica la prima vittoria di stagione con la sua ormai fidata Cupra Leon del team DMP Motors. Sabato, dopo una qualifica discreta data dal troppo traffico in griglia, 32 auto schierate, gara 1 è partita con asfalto umido, diventato bagnato per la pioggia dopo i primi 5 giri. A 10 minuti dalla conclusione, con una scelta coraggiosa di Di Mare di restare in gara con gomme d'asciutto, è arrivato il momento più difficile. Il pilota salese è stato costretto a ritirarsi per un danno grave alla ruota posteriore in seguito a un tamponamento da parte della vettura che seguiva. Lunga serata di lavoro nella notte tra sabato e domenica da parte dei ragazzi di Pasquale Di Mare, che hanno riparato il danno e preparato la macchina per gara 2. Proprio gara 2, domenica mattina, ha portato il sapore di champagne all'interno del box della DMP Motors, con la prima vittoria stagionale nel campionato TCR di Sabatino Di Mare. Un podio reso ancora più significativo dalla coppa celebrativa che ricorda i 100 anni dalla nascita dell'autodromo di Monza. Prossima tappa a Imola tra 2 settimane. Grazie a tutti per il supporto prima e dopo la gara, ha affermato Sabatino Di Mare. Questa vittoria è dedicata a tutti coloro che credono in me e voglio poter dedicare loro altre vittorie.